Finalmente è arrivato il tuo tesseramento, Roberto. Da domenica potrai giocare e far parte dell'FBC Saronno. Sei pronto per questa avventura saronnese? Si était prêt pour ce match? Si, oui, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis très content de pouvoir jouer et j'ai hâte d'être à dimanche. Lui dice che sì, è pronto e anche contento di iniziare a giocare. Quali sono le tue caratteristiche tecniche principali? Le caratteristiche tecniche principali? La vision du jeu et pouvoir jouer à tous les rôles. E la visione di gioco e poter fare tutti i ruoli che gli chiedono. Su di te si è detto tanto, nel senso che abbiamo parlato molto di te. E anche i tuoi compagni di squadra che già ti conoscono ci hanno detto che sei un fortissimo centrocampista. Quali sono le squadre in cui hai giocato fino adesso? Sappiamo anche che hai fatto parte della nazionale svizzera e secondo te cosa puoi apportare a questo FBC Saronno? Dit, bon, chez toi, il y avait des campagnes, beaucoup de gens ont entendu parler de toi. Et là maintenant, qu'est-ce que ton point de vue que tu peux apporter dans l'équipe de Saronno et que tu as joué aussi à l'équipe nationale, si tu peux aussi un peu raconter des équipes que tu as été. Alors qu'est-ce que je peux apporter? Je peux apporter, je pense, voilà, mon niveau technique, parce qu'en Suisse, ça joue beaucoup plus technique que tactique. Lui dice che lui può apportare il suo livello tecnico perché in Svizzera si gioca più sulla tecnica che tattica. Et pour au niveau national avec mon équipe suisse, bah, j'ai joué en moins de 14 et moins de 15. J'ai joué contre l'Azerbaijan et l'Hongrie. La nazionale ha giocato con l'Under 14-15 J'ai joué deux matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Hongrie. et a giocato con l'Azerbaigian e l'Hongria. Mentre a livello di club, in quale squadra hai giocato? A livello di club, dans quelle équipe t'as joué? À Genève. Sì. J'ai joué à Carouge, à Servette et à Plaine-et-Ouate. A giocato nel Carouge, anche nel Servette, a Plaine-et-Ouate. Ok, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie, a domenica.